Buonasera amici, oggi parliamo di una razza molto diffusa in Italia che è il Chihuahua. Chihuahua, quindi oggi tutti gli amici del Chihuahua saranno in ascolto, una puntata dedicata interamente al Chihuahua, quindi tutte le caratteristiche di questa razza, le patologie, la predisposizione verso alcune malattie e come prevenirle. Quindi dobbiamo capire in primis, la caratteristica di questa razza. Aspettiamo un altro paio di minuti in modo tale che la gente entri in contatto. Questo è il secondo appuntamento di razze. Oggi parliamo del Chihuahua. L'altra volta, l'altro mercoledì, abbiamo parlato dello Yorkshire. Più o meno ogni mercoledì ci dedichiamo quindi a una razza. Quindi l'altra volta abbiamo parlato dello Yorkshire, oggi parliamo invece del Chihuahua. C'è una razza molto delicata, chi possiede un Chihuahua lo sa perfettamente, è una razza particolare che presenta diciamo, delle caratteristiche che lo rendono particolare proprio nella gestione, da un punto di vista costituzionale, presenta delle particolarità perché praticamente è un risultato di una serie di incroci, è una razza prima di tutto molto antica. Voi sapete che questa razza fa parte delle razze più delle americane più antiche, originaria del Messico, questa località che si chiama proprio Chihuahua, si può dire il cane più piccolo. Abbiamo due tipi di razze, cioè due tipi di stazze, la cosiddetta Toy e la razza standard, diciamo la statura standard. Ovviamente la Toy è ancora più delicata, anche questa fa parte di una serie di incroci, molto spesso consanguinei, e quindi la rende particolarmente delicata, anche perché ovviamente come tutte le razze, anche questa razza ha delle malattie congenite che si possono trasmettere quindi attraverso la prole. Per quanto riguarda le malattie congenite, voi potete andare su un sito molto bello che si chiama DNA. Vediamo un attimo dunque, allora, mi sono appuntato un po' di cose perché, ecco, si chiama DNAcani.it. Troverete per ogni razza quella che è la sua predisposizione, diciamo, genetica verso alcune patologie, quindi trasmissioni attraverso, diciamo, geni. Quindi è un test genetico che si può fare, quindi potete informarvi, soprattutto chi conosce la razza lo sa perfettamente. Ma iniziamo, direi che siamo quasi pronti, già vedo che molti di voi siete entrati in contatto. Ora, ogni volta che io parlerò di razza, associo sempre alla razza al tipo di biotipo, al tipo di costituzione. Molti di voi che mi seguono, spero che abbiate già cercato di classificare un po' al biotipo che appartiene il Chihuahua. Ovviamente non è un biotipo puro, ma parliamo di un misto, un misto. Ovviamente ci sta sicuramente il biotipo nervoso. Quindi ha una prevalenza dell'ectoderma, infatti c'è un grosso, diciamo, c'è una prevalenza del tessuto nervoso. Infatti questo soggetto ha una particolare predisposizione, è molto delicato da un punto di vista del sistema nervoso, quindi molto spesso va soggetto a patologie inerenti a questo foglietto embrionale. Ovviamente che cosa è un diciamo, il cosiddetto nervoso ha una tipologia nel quale prevale il foglietto ectodermico, quindi quello più esterno, per cui tenderà a compensare la deficienza dell'apparato locomotore, perché ha una struttura locomotoria molto deficitaria, soprattutto a livello muscolare, non è molto strutturato da un punto di vista muscolare, a prezzo di uno sforzo nervoso. Quindi quello che non riesce a compensare con la struttura muscolare c'è un eccesso dal punto di vista del sistema nervoso, da un punto di vista morfologico, se vogliamo dire, no?
Quindi è molto delicata sotto quel profilo lì, sotto il profilo nervoso, basso leggermente, ecco. Quindi molte patologie, soprattutto sono patologie psicosomatiche, riflettono proprio questa sensibilità del nervo vegetativo, del sistema nervo vegetativo e ovviamente di tutto ciò che è del tessuto nervoso. Quindi è un soggetto particolarmente sensibile al dolore, particolarmente sensibile ai cambiamenti atmosferici, quindi freddo, umido. Ovviamente risente anche del temperamento dell'atmosfera che si vive nell'ambito casalingo, quindi molto spesso situazioni diciamo stressanti vengono poi in certo qual modo inglobate, vengono diciamo assorbite se vogliamo, no? Da questo soggetto, dove c'è una grossa sensibilità da un punto di vista neuronale. Ora, la struttura fisica, sapete che da un punto di vista, per quanto riguarda la testa, abbiamo due tipologie, se vogliamo dire, la cosiddetta testa a mela e testa cosiddetta diciamo, a cerbiatto, ecco, perché c'è un muso un po' più affusolato, invece quella testa a mela ha una struttura un po' più, diciamo, il cranio è molto più ovale, ecco. Quello che dobbiamo stare attenti è soprattutto per quanto riguarda una delle patologie più diffuse, che sapete, è l'idrocefalo. L'idrocefalo, cioè i ventricoli, cioè sono delle cavità all'interno del cervello che si dilatano maggiormente perché hanno un grosso accumulo, cioè un certo accumulo di liquido cefalorachidiano, che cosa fa? Spingono soprattutto la teca cranica, che è molto sottile, è molto diciamo, delicata e quindi in un certo qual modo spinge la teca cranica verso l'esterno e quindi crea questa struttura cranica molto arrotondata, che è caratteristica proprio molto spesso di questa razza. Ora, allorché le fontanelle, cioè quelle strutture, le fontanelle non sono ancora chiuse, okay, che sono proprio le ossa craniche che tendono a chiudersi, attraverso quindi l'esame ecografico noi riusciamo anche a diagnosticare un eventuale idrocefalo con una semplice ecografia, altrimenti poi dobbiamo passare ad altri metodi di diagnosi che è la TAC o la risonanza, che ovviamente richiedono un'anestesia. Quindi, allorché abbiamo ancora le fontanelle aperte, noi attraverso un esame ecografico possiamo in certo qual modo farci un'idea di quella che è la presenza di questo liquido cefalorachidiano all'interno, se più o meno abbondante, perché ovviamente i sintomi possono essere anche un po' vaghi all'inizio. Ovviamente aumentando questo liquido cefalorachidiano, allorché quindi aumenta in maniera importante, allora ci sono le problematiche sia per quanto riguarda la locomozione, la deambulazione, quindi dobbiamo in un certo modo poi procedere a questo drenaggio attraverso degli shunt, diciamo, ventricolo peritoneali, si fa affluire questo liquido all'interno della cavità peritoneale. Ovviamente è un intervento che richiede la presenza di questo tubicino che poi si può ogni tanto otturare, quindi non è una cosa semplicissima, non è una cosa che ovviamente cerchiamo di portare avanti. Molto spesso richiede anche una chirurgia particolare e una gestione particolare. Allora, adesso facciamo una breve carrellata di tutte quelle che sono le predisposizioni di malattie di questo cane, no? Che sono tante. Vabbè, tra queste ovviamente c'è la palatoschisi che si vede subito all'inizio, appena acquistato un cucciolo dovete aprire la bocca, vedete sotto il palato c'è una certa fessura e questa è una palatoschisi che a volte poi si deve correggere con la chirurgia. Poi c'è una predisposizione a volte può avere all'epilessia, c'è una certa predisposizione a problemi discali perché c'è una disfunzione morfologica di questa struttura. Perché? Perché questo soggetto appartiene alla classe nervosa che va verso, diciamo, un'altra struttura che ovviamente che è caratteristica di un dismorfismo. Ecco, dismorfismo, che ovviamente parliamo del florico, cioè questa tendenza del soggetto florico, che è un pochino quel soggetto che ha un'alterazione proprio morfologica, un'alterazione strutturale, una certa debolezza immunologica. Ecco,
Questo fa parte di questa razza, quindi è un soggetto nervoso che va verso ovviamente il fluorico, quindi questa costituzione molto delicata, che ha delle caratteristiche particolari, perché diciamo, può arrivare nel tempo ad avere una certa astenia e quindi una certa insufficienza, diciamo, da un punto di vista immunitario, può avere un'insufficienza della struttura del timo, insufficienza da un punto di vista delle gonadi, quindi a differenza ovviamente del sanguigno, che sappiamo che c'è un certo sviluppo delle gonadi, questa costituzione ha un ipogonadismo. Molto spesso, infatti, si può avere un criptorchidismo, quindi una ritenzione del testicolo. Quindi è una razza molto delicata, soprattutto la nascita. Molto spesso, da un punto di vista primi mesi di vita, possiamo riscontrare queste patologie. Inoltre, per quanto riguarda l'occhio, anche lì possiamo avere parecchie problematiche, tra cui ovviamente tra queste ce ne sono soprattutto a carico, per esempio, un entropion, si può avere per esempio un glaucoma, a volte secondario, e soprattutto si può avere diciamo, cosiddetta, si chiama PRA, una progressiva retina atrofia della retina. Progressiva atrofia della retina, che è una degenerazione della retina, che abbiamo visto anche per quanto riguarda lo Yorkshire, che ovviamente va diagnosticata attraverso l'esame del fondo oculare. Anche questa, la PRA, fa parte di quelle malattie, diciamo, congenite, che noi possiamo riscontrare anche attraverso il test del DNA. Vi elenco un pochino quelle che sono le patologie che noi possiamo riscontrare attraverso il test del DNA. C'è un'ipertermia cosiddetta maligna, infatti questi da un punto di vista anche della termoregolazione sono molto delicati, infatti voi sapete che soffrono molto il freddo, tendono ad avere tremolii soprattutto soprattutto la razza quella a pelo corto, perché poi c'è una razza a pelo lungo e una razza a pelo corto, oltre alla conformazione della testa c'è anche questa caratteristica. Quelle là a pelo corto hanno particolarmente una sensibilità ai cambiamenti climatici e possono avere anche una cosiddetta ipertermia maligna, che abbiamo riscontrato anche per esempio nel maltese, che parleremo la prossima volta. Oltre poi altre problematiche, quindi a progressiva retina atrofia, ci può avere una macrotrombocitopenia, queste piastrine, quindi c'è una certa disfunzione anche da un punto di vista, diciamo, della coagulazione, si può avere una emofilia A, quindi anche lì dal punto di vista coagulativo può avere delle problematiche. E poi abbiamo questa neuronal ceroid lipofuscinosi. Ecco, questa qua praticamente è una patologia molto seria che ha prende il sistema nervoso, ma può prendere anche ovviamente la rete, quindi si possono avere fenomeni di cecità, fenomeni di epilessia e soprattutto si possono avere dei cambiamenti caratteriali che precedono a volte delle problematiche ancora più serie. È un accumulo proprio di questa sostanza che si va ad accumulare nel cervello e crea non poche problematiche. Quindi è un qualche cosa che secondo me dovete prendere in considerazione se ci sono delle problematiche di origine nervosa. Quindi state molto attenti a questa malattia, e questa si può ovviamente diagnosticare soltanto attraverso una risonanza magnetica, e attraverso questa risonanza magnetica noi abbiamo la possibilità di andare a scoprire questa benedetta malattia, che praticamente è un accumulo di ceroido lipofuscina, ceroido lipofuscina. Ecco, la sigla è NCL, ok? NCL è un test genetico che potete fare allorché quindi avete problemi di epilessia da un punto di vista, diciamo, della risonanza, non si è riscontrata una massa o un qualche cosa che potesse giustificare. Ecco, questa è una malattia che bisogna prendere in considerazione. Quindi state molto attenti. Ecco, vedete, sono malattie sempre del tessuto nervoso, perché proprio è un soggetto, quello il nervoso, che ha una particolare, diciamo, sensibilità e quindi una maggiore predisposizione a patologie a carico del sistema nervoso. Anche abbiamo una melopatia degenerativa, che anche quella lì si può trasmettere attraverso la progenie, e quindi anche questa viene testata attraverso il test del DNA. Quindi andate su questo sito, ripeto, e vedrete un pochino le malattie a cui questo cane più o meno è soggetto. Ovviamente tutte queste patologie, ovvio che a maggiore più spinta la consanguinità, maggiormente queste malattie possono far uscire. Quindi è anche poi fa parte della,
diciamo, della professionalità dell'allevatore, evitare, insomma, accoppiamenti troppo spinti nell'ambito delle progenie, cioè nell'ambito della stessa discendenza. Ovviamente sapete che da un punto di vista di esposizioni vengono accettate soltanto le razze standard, le toy, penso, insomma, poi non sono un tecnico in questo mi affido poi a chi ne capisce più di me, ma comunque volevo un po' parlarvi di quella che è la maggiore predisposizione. Quindi da un punto di vista, per quanto riguarda quindi il palato, quindi abbiamo detto la palatoschisi, poi per quanto riguarda gli occhi abbiamo detto entropio, glaucoma, retina, atrofia progressiva della retina. Si può avere una cheratocongiuntivite sicca molto spesso di origine autoimmune, quindi bisogna sempre valutare il sistema immunitario. Quando parliamo di soggetti nervosi, di soggetti che vanno verso una costituzione florica, hanno una disfunzione immunitaria, quindi una maggiore predisposizione anche a malattie virali, a malattie autoimmuni. Soprattutto nella seconda fase della vita di questi soggetti si ha una certa debolezza immunitaria che va sostenuta con una serie di integratori, perché ovviamente è un soggetto molto delicato da un punto di vista immunitario. E quindi quando parlo di immunità, attenzione, state molto attenti alle vaccinazioni. Perché essendo un soggetto che ha un sistema immunitario molto delicato, una grossa sensibilità cosiddetta neuronale, ha una grossa sensibilità in questo caso anche ai metalli pesanti e ovviamente agli antiparassitari. Io mi auguro che molti di voi facciano molta attenzione soprattutto su quello della leptospirosi, anche perché un cane che difficilmente andrà incontro alla leptospirosi, se uno ci sta vicino, evita di fargli frequentare posti dove magari ci possono essere pozzanghere, dove hanno urinato dei topi oppure hanno bevuto situazioni animali che possono trasmettere questa leptospira. Quindi soprattutto eviterei assolutamente, perché ovviamente la leptospirosi ha del mercurio oltre all'idrossido d'alluminio, quindi quel mercurio si va a accumulare nel sistema nervoso. Pensate alla mola di un cane che pesa 2-3 kg, andate a mettere 50 microgrammi di mercurio, quindi pensate quello che ci può essere poi come conseguenze. Molto spesso possiamo avere delle encefaliti post-vaccinali, possiamo avere anche delle problematiche di accumulo di questi metalli anche oltre al cervello, che è la parte più grassa dove maggiormente si va a localizzare, altre anche in altri organi, quindi dal cardio del rene, cardio del surrene, quindi può creare delle malattie autoimmuni. Poi non dimentichiamoci che i metalli pesanti sono anche di strutture endocrine, no? Interferenti endocrini. E quindi attenzione anche alla sensibilità che questi soggetti hanno nei confronti degli antiparassitari, quindi state molto attenti, eviterei quelle sostanze tossiche, andrei più verso dei rimedi naturali, anche perché essendo molto piccolo il soggetto basta le spruzzatine in mano e voi basta che la carezzate avete coperto tutta la superficie, quindi perché intossicarlo con le sostanze potenzialmente tossiche. Voi sapete, quando si parla di tossicità, sono sempre sostanze potenzialmente cancerogene. Quindi pensate uno spot on che va messo tra le scape di un cane, quindi sta proprio vicinissimo al cervello. Questo già di per sé è un soggetto molto delicato lì, quindi andate a creare non pochi problemi. Poi un'altra cosa importante è che altre predisposizioni di malattie è può avere una dislocazione, una lussazione della spalla, può avere delle problematiche a carico del fegato, dei shunt portosistemici, a volte possono esserci anche delle fistole arteriovenose, poi può avere un'ipoglicemia, quindi un soggetto che può andare incontro ad attacchi ipoglicemici, anche qui attacchi epilettici dovuti all'ipoglicemia, perché non ha non ha una buona funzionalità del pancreas molto spesso, quindi non viene. Oppure c'è un eccesso di attività da parte dei surrenali che mi va a creare un'ipercortisolemia e poi di conseguenza c'è un effetto poi di rebound dove c'è poi un'ipoglicemia. Quindi dovete stare molto attenti in questi soggetti, valutare anche un'eventuale ipoglicemia che può dare degli attacchi epilettici. Abbiamo parlato dell'idrocefalo, un'altra caratteristica è l'ipoplasia del dente dell'epistrofeo. Ecco, il dente dell'epistrofeo è un dente che si va a incastrare nell'atlante e di conseguenza se questo dente c'è un'ipoplasia, quindi è poco sviluppato, si può avere una instabilità atlante-epistrofea che crea non pochi problemi di dolore a carico della cervicale, molto spesso il paziente manifesta attraverso dei grattamenti e a volte
mancanza di equilibrio, ma si può avere anche delle problematiche un po' più serie, addirittura poi si può avere un edema a carico del midollo spinale con tutta una tetraparesi, quindi bisogna stare molto attenti, si può avere addirittura proprio dei fenomeni di atassia motoria, perché ovviamente tutta diciamo, la stimolo neuronale che parte dal cervello non arriva all'estremità. E quindi di conseguenza si può avere anche delle problematiche a carico della minzione, della defecazione, cioè tutto ciò che viene innervato a valle si possono avere delle problematiche. Quindi dei spasmi che poi in seguito poi si possono avere un ipertono con alterata deambulazione fino a poi avere fenomeni paralitici. Quindi in quei casi là poi va fissato, va stabilizzato l'attante epistrofea attraverso delle piccole vite, un intervento molto delicato, però purtroppo fa parte anche questa di un'eventuale diciamo, patologia con la quale diciamo, generalmente nasce e che poi piano piano si sviluppa col tempo. Anche lì, per esempio, si possono infiltrare, si può fortificare la muscolatura del collo. Io mi auguro che molti di voi ovviamente non mettano il collarino al cane, perché ovviamente qui ci vuole la pettorella, perché veramente si può stimolare molto le vertebre cervicali e si possono creare delle sublussazioni con stimolazioni non poco diciamo dolorifiche a carico della zona cervicale. A volte si hanno delle vere e proprie sublussazioni e traumi a carico del midollo, no? Che passa all'interno, quindi state molto attenti, soprattutto quando tirate questi cani, state attenti molto al collo. Si può avere un ipotiroidismo perché questi soggetti, soprattutto quelli là che poi vanno verso la disfunzione, cioè i soggetti nervosi che vanno poi verso la disfunzione della costituzione florica, hanno tendenzialmente un catabolismo accentuato, quindi tendono al dimagrimento, ma hanno un'alterazione del tessuto connettivo e della funzionalità renale, ma soprattutto del sistema immunitario. Quindi nel tempo tendono ad avere una disfunzione immunitaria. Quindi questo sistema immunitario va sostenuto, altrimenti si possono avere delle malattie autoimmuni, oltre che dei fenomeni allergici, si possono avere soprattutto delle malattie autoimmuni. Allora, il sito del DNA Loredana è praticamente, si chiama dnacani.it, dnacani.it. Poi, altre problematiche, il cuore, un altro organo molto delicato per questa razza, soprattutto si possono avere insufficienze mitrali, ma attenzione, attenzione, badate bene, molto spesso arrivano cani che vengono sottoposti a terapia cardiaca in una fase iniziale dove magari non ci vuole da subito il farmaco in quella fase lì, e molto spesso queste aritmie sono dovute a una dilatazione gastrica, perché almeno mi auguro che non lo facciate di dare i croccantini a questi cani, perché hanno uno stomaco molto piccolo. Pochi croccantini dilatano lo stomaco in maniera esagerata, con fenomeni di reflusso, quindi si possono creare anche diciamo, il diaframma, una disfunzione a carico del diaframma e quindi con reflusso gastrico, ma soprattutto si può avere una distensione gastrica che va a toccare, diciamo, il cuore, stimolandolo a delle aritmie, soprattutto quando lui poi si mette di lato, dorme la notte, si possono avere delle aritmie anche serie, proprio dovute alla stimolazione di questa dilatazione gastrica che urta il cuore. Quindi pensate alle dimensioni di questo cane, basta che si dilata un po' lo stomaco e vi va a urtare sul cuore. Poi, altre problematiche sono dovute alle valvole di questo cane, che molto spesso va incontro in alterazioni di queste ghiandole, delle strutture, si formano delle strutture polipose ai margini di queste valvole che non le fa chiudere bene. Quindi si crea una sorta di endocardiosi, però è dovuta prima di tutto a una situazione vorticosa che si viene a creare nell'ambito delle camere cardiache, molto spesso dovute già di per sé, voglio dire che questi sono soggetti che hanno un simpatico tono, quindi tendenzialmente hanno una vasocostrizione, quindi hanno già di per sé, tendono ad avere all'inizio dei fenomeni di ipertensione. Ma poi pensate a tutto quello che può accadere con una bocca con del tartaro dentario,
Questi germi vanno attraverso il circo e si vanno a depositare in corrispondenza di queste valvole, che molto spesso sono state lesionate, ok? O dall'alimentazione a sbagliate, quindi la produzione di AGES, cosiddetti AGES, quindi questi rifiuti tossici irritanti, molto spesso dovuti a un'alimentazione sbagliata. Vedi eccessi croccantini, vedi soprattutto questi carboidrati che possono creare non pochi problemi. A volte si creano problemi, questo stress che viene fatto a carico di questo pancreas, che quindi dicevo poi alla fine incomincia a essere deficitario, quindi da lì poi si possa avere non solo delle ipoglicemie, ma poi si può arrivare al diabete. Quindi già di per sé un soggetto che digerisce male, quindi il soggetto nervoso già di per sé avendo questa simpaticotonia, essendo sempre sul chi va là nell'agitazione, non digerisce bene perché non proiettisce bene il cibo perché c'è una costrizione a carico dell'intestino e anche del duodeno, infatti va spesso incontro a duodeniti e al reflusso gastrobiliare, quindi della bile che si riversa soprattutto la mattina, avete spesso del reflusso, perché proprio c'è uno spasmo a carico del duodeno dovuto proprio a questo suo simpatico tono. E ovviamente sapete che il simpatico è anche importante per la motilità sia dello stomaco che dell'intestino. Quindi se c'è una ipomotilità di questo intestino dovuto proprio a questo blocco che si viene a creare in questo simpatico tono, allora non proiettisce bene il cibo e quindi non viene mescolato bene, quindi non c'è una buona digestione a monte, quindi nello stomaco, e di conseguenza c'è tutta una disbiosi intestinale a valle. Quindi attenzione soprattutto alle verdure, questo soggetto è molto delicato dal punto di vista della digestione, quindi le verdure bisogna dare in maniera molto moderate, frullate, anche il cibo spesso va aggiunto a degli enzimi per renderlo più digeribile, perché sono soggetti che già di per sé hanno una cattiva digestione, quindi assolutamente io sarei contrario a dare il croccantino a un estruso, a un cane del genere, preferirei più un'alimentazione umida, che non creano una repressione dello stomaco, non creano una dilatazione dello stomaco con tutte le problematiche che poi vengono. Può andare incontro a miastenia gravis, anche questa è una malattia neuromuscolare, e quindi a carico dell'occhio, abbiamo detto tutte le problematiche che si possono creare, si può anche creare un'atrofia dell'iride. Per quanto riguarda l'alimentazione, ora essendo un soggetto nervoso che già di per sé è un soggetto che digerisce male, proprio malissimo, non è il classico sanguigno che magari digerisce molto meglio. Il nervoso è un soggetto che digerisce male, anche perché sta sempre stressato, sta sempre sul chi va là. Quindi è un soggetto che richiede la calma, quindi è un soggetto che ha bisogno quelle 2 ore dopo mangiato di stare tranquillo, no? Che mangia e ve lo portate appresso in macchina, che sta stressato e quindi non digerisce bene. Cioè il cibo non procede bene attraverso tutto il tubo gastrointestinale, perché c'è uno spasmo, no? Si crea una sorta di spasmo. Inoltre c'è un aumento di problematiche riguardo al reflusso. Questo reflusso che cosa fa? Questo acido che risale, un po' per la spinta, diciamo, di questa tensione gastrica che spinge sul diaframma e quindi mi va a dilatare anche il cardias, questo acido sale e mi va a irritare le prime vie aeree e soprattutto un soggetto come questo che già di per sé può avere il palato molle e lungo, anzi, ce l'ha il palato molle e lungo, quindi c'ha pochissimo spazio nel reto faringe. Se c'è un'infiammazione da questo acido, mi gonfia quella parte, diciamo, del reto faringe e quindi mi crea ancora di più problema, quindi starnuto inverso e ovviamente difficoltà nella respirazione. Oltre che questo acido vi può andare a infiammare anche i seni, quindi molto spesso può andare incontro a sinusiti e otiti, quindi è tutto collegato, quindi reflusso, disbiosi intestinale, mi va a creare problematiche sia a carico dei seni sia a carico delle otiti. Può avere anche una manifestazione di secrezione dell'occhio dovuta proprio a un cattivo funzionamento del fegato, che molto spesso poi è una conseguenza di questa dilatazione di cattiva digestione. Quindi state molto attenti nell'alimentazione, perché l'alimentazione è fondamentale in questo cane. E io ho cercato spesso di dire ai proprietari, ma alcuni continuano a dare il croccantino perché lo trovano molto
pratico, però ovviamente questa è una razza, ovviamente il croccantino non dovrebbe proprio essere dato per quello che mi riguarda, poi ognuno fa come vuole. Magari dare degli essiccati, c'è cioè la possibilità di dare degli essiccati, sono dei pezzi, sono pezzettini di carne molto spesso associati anche a delle verdure, che bagnati con dell'acqua calda si ammorbidiscono, e là già è diverso perché ovviamente non parliamo di cereali, non parliamo di roba che aumenta la fermentazione. E questa fermentazione mi altera pure quella che è la progressione, mi crea una sorta di diciamo fermentazione che aumenta l'acidità, e questa acidità, voi sapete, quando c'è un ambiente particolarmente acido, soprattutto nelle prime vie dell'intestino, a carico del duodeno, nelle prime tratti intestinali, poi dà anche la possibilità alla candida di svilupparsi, no? Creiamo quelle condizioni per svilupparsi alla candida. Inoltre, tutto ciò che è patologia orale, quindi bisogna avere una certa diciamo, manutenzione dei denti, quindi con attenzione costante giornaliera della pulizia di questi denti, potete farlo attraverso uno spazzolino, oppure mettere una garzetta, oppure potete utilizzare dei spazzolini a ultrasuoni, ma soprattutto fatelo spesso perché ovviamente, data la conformazione che è proprio che è tipico del soggetto fluorico, questa malallineamento dei denti, quindi un soggetto rispetto che c'è un dismorfismo, ecco, oggi non mi viene questa parola, dismorfismo, è un cane che nasce col dismorfismo, e lo vedete non solo dalla bocca, ma anche dalla struttura legamentosa, è un soggetto che spesso va incontro all'assità legamentosa, ha displasia della rotula, c'è cioè questa rotula ballerina che molto spesso poi dipende poi dal grado, se poi arriviamo al quarto grado, terzo, quarto grado, poi deve essere operata. Quindi è un soggetto che nasce già con una certa predisposizione a questo disformismo. Quindi che cosa si deve fare? Da subito bisogna agire con dei prodotti omeopatici, come per esempio il silicio, oppure si può agire con diciamo una nutraceutica, ecco parliamo di una nutraceutica, cioè alimenti che aiutano non solo a nutrire, ma devono anche aiutare nel strutturare questo collagene, perché è un collagene che è deficitario, no? L'opposto di quello è il collagene che magari sta nel sanguigno, che è ricco di collagene, il nervoso ha un collagene molto deficitario. Poi è un nervoso, abbiamo detto, che va a virare verso il fluorico, quindi ha bisogno di un aiuto sia da un punto di vista costituzionale omeopatico, se attraverso dei fitoterapici, del collagene, vitamina C, il silicio, abbiamo detto, importantissimo, e inoltre dobbiamo dare degli integratori che hanno un'azione adattogena, soprattutto per combattere questo benedetto stress, che ovviamente lo attanaglierà sempre a questa povera bestia. È un soggetto in stress continuo, quindi abbiamo per esempio la rhodiola, abbiamo il cordyceps, cioè tutte fitoterapici, micoterapia, cioè che ha una funzione di sostenere la ghiandola surrenale. Allora, direi che abbiamo passato la prima mezz'ora, ho cercato di dirvi più o meno, mi rendo conto, una razza molto delicata, quindi pensate una razza del genere che viene vaccinata tutti gli anni, vi mettete l'antiparassitario tutti i mesi, eventualmente gli date pure il croccantino, è ovvio che dopo 5-6 anni avrà delle problematiche incredibili questa povera bestia, quindi cercate di vaccinarlo con cognizione, magari fate il vaccicheck per vedere, soprattutto per quello che mi riguarda, se potete evitare di fare leptospirosi. E ovviamente lì dove è possibile anche l'antirabbia, perché comunque sono dei vaccini che hanno la presenza di mercurio. C'è stata fatta a suo tempo, ne parlai a suo tempo per quanto riguarda il dosaggio, alcuni infettivologhi americani avevano anche parlato della possibilità, e uno di questi si chiamava Schulz, io ho fatto proprio un intervento sui vaccini, che diceva che anche una metà dose sarebbe più che giustificata in un soggetto così piccolo, perché ovviamente quello che è importante, al di là dell'importanza della vaccinazione, qua non metto in dubbio l'importanza, però il problema sono i metalli, cioè gli adiuvanti che vengono inseriti in questi vaccini, sono quelli il grosso problema. E quindi parliamo di alluminio, idrossido di alluminio, che ovviamente sono in quantità superiori rispetto a quello che sono presenti in un vaccino antinfluenzale per l'uomo, e ovviamente è il temetorsale che è mercurio. Quindi sono due metalli pesanti, molto importanti, che
che, se visto in campo umano, che possono dare delle disfunzioni neurologiche in un soggetto già di per sé molto delicato da un punto di vista di questo organo, cioè molto delicato da un punto di vista neurologico, perché, ripeto, soggetto di ha una predominanza del foglietto ectodermico, cioè che riguarda la cute e tessuto nervoso. Quindi io ho fatto anche una scheda nella quale voi vi potete classificare anche le altre razze, ma oggi ovviamente parlavo del Chihuahua, quindi potete andare a valutare anche più o meno a dare un riscontro di quello che è il soggetto nervoso. Vedete le caratteristiche del soggetto nervoso, non vedrete però il florio, perché il florio, ripeto, fa parte di una deviazione di questa costituzione, di cui purtroppo fa parte questa razza, di questo dismorfismo, che è classico, proprio tipico di questa costituzione florica. È un soggetto quindi che deve essere attivato anche da un punto di vista neuronale, quindi ha bisogno anche di una certa attività. Perché ovviamente se no questo stress non riesce a sfogarlo, soprattutto ha bisogno di essere stimolato, se no nel tempo, con l'età, questa chiusura, che lui già è un soggetto chiuso, no? Che diciamo non è un soggetto come un sanguigno, che ovviamente va con tutti, ha una certa selettività nel scegliere anche le persone a cui vuole fare delle feste, giocare e tutto il resto, però tendenzialmente un soggetto che poi col tempo piano piano tende sempre a chiudersi, e quindi tende anche ad arrivare poi a fenomeni depressivi. Quindi dovete cercare di stimolarlo con dei giochi, insomma, ma soprattutto fatelo uscire spesso, perché è un soggetto che ovviamente ha bisogno di movimento, perché altrimenti questo stress non riesce a, diciamo, a sfogare, ecco, questo stress, e poi di conseguenza ne risente a casa, magari incomincia ad avere dei leccamenti continui, proprio perché c'è quest'ansia all'interno. Anche per esempio soggetti così possono essere anche gestiti con una serie di rimedi, con l'aromaterapia, per esempio si può dare dei fiori australiani, ma anche per esempio i cannabinoidi, per esempio molto spesso soggetti con l'epilessia, molto spesso io li curo col CBD oil, che sono dei cannabinoidi, anziché utilizzare i classici farmaci, lì dove è possibile, che ovviamente creano non pochi problemi al cavolo del fegato, io col CBD veramente ho dei risultati eccellenti. Quindi magari ci dà la possibilità anche di ridurre il dosaggio antiepilettico. Quindi, dato che sono soggetti che hanno questa predisposizione soprattutto a queste malattie neurologiche, e quindi queste disfunzioni neurologiche, molto spesso il CBD ci può dare una grossa mano, anche in quelle situazioni ansiose molto eccessive. Allora, io direi adesso di passare alle vostre domande, e purtroppo siete moltissime. Io allora, salve, 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 salve. Ci sarà una puntata dedicata anche al Labrador, sicuramente. Infatti, dopo il maltese farò il Labrador, quindi dopo il prossimo mercoledì parleremo di maltese, però farò il Labrador. Allora, quando parla del Bulldog francese, anche quello sarà una razza che prenderò in considerazione, una razza anche quella lì, purtroppo, già vi accenno, che va intorno, va insomma nervoso, anche lì c'è un dismorfismo, quindi molto delicata anche quella razza lì. Tutte queste razze che hanno un punto di vista morfologico sono molto alterate, anche quelle hanno una certa predisposizione verso alcune malattie, ma ne parleremo. Potrei sapere poi quando parlerà del box, anche quello sarà una razza. Io cercherò di trattare un po' tutte le razze, però quello che mi preme, che per dare un senso, un significato a questo, che voi dovete capire però l'importanza di classificare a secondo del biotipo, ok? Ma non so quanti di voi avevano già classificato il Chihuahua tra i soggetti nervosi, ovviamente, e anche un po' di bilioso, se vogliamo, ci sta, perché ovviamente ha questa caratteristica di avere questo pancreas molto spesso dare problemi. Però quello che è importante, che non ho detto in precedenza, questa sua devianza, ecco, verso questo dismorfismo del florico, che è un pochino, diciamo, una cattiva strada, diciamo, del nervoso, ok? Quando questo nervoso prende una cattiva strada, prende questa, diciamo, costituzione florica. Purtroppo è la sua costituzione. Quindi, per
Perché è importante stabilire la Costituzione? Perché una volta che voi sapete la sua predisposizione, farete tutta un'integrazione mirata, tutta un'alimentazione mirata, capirete com'è importante l'alimentazione in un soggetto del genere, perché la prevenzione dovete farla da subito, da quando nasce, altrimenti avete grossissimi problemi nel tempo. Ha sempre avuto problemi di gestione, lei lo ha in cura. Esatto, dicevo, purtroppo il Chihuahua è molto delicato, sicuramente il secco lo eviterei, darei dell'umido, dovete poi studiare se c'è qualche carne che lui predilige più degli altri, io vi consiglio a volte di, diciamo, di frullare per renderlo ancora più digestivo, più digeribile e aggiungere degli enzimi, allorché lui ha una difficoltà soprattutto a carico del pancreas. Può avere anche una difficoltà nella digestione gastrica, quindi a volte io do, soprattutto dopo diciamo, i pasti oppure la sera, do delle sostanze che servono un po' di calmare questo tipo di acidità. Inoltre devono mangiare anche molto spesso, a volte frazionati, anche la sera, non lasciarlo troppo digiuno, per esempio dalle 7 fino alla mattina successiva alle 7, bisogna verso la sera tardi magari dare una piccola cosa che ti dà la possibilità di assorbire quell'eccesso di acido, altrimenti poi la mattina avete quel reflusso biliare. Sta guardando il video in diretta, allora vediamo un pochino, potrebbe parlare anche dell'ebreo, sì sicuramente, ripeto, parlerò un po' di tutte le razze, so che ci siete alcuni che hanno, ovviamente non hanno il Chihuahua, ho dei Chihuahua, benissimo Loredana, spero che ti sei rispecchiato un pochino di quello che ho detto in precedenza sulla predisposizione di queste malattie. Elena, mia Chihuahua ha 4 anni e pesa 2 kg non sterilizzato. In questi 4 anni ora sta sopportando la gravidanza esterna. Direi la prossima, ma direi che il problema è nella gastrite cronica, ripetitiva con vomito e diarrea. Vediamo che mangia. Ok, dunque. Si ripete ogni 3-4 settimane, facciamo flebo per 4 giorni e poi si ripete di nuovo. Le avevo preso, dunque, le avevo preso che mangiava naturale, aveva diarrea. Poi ho spostato verso le crocchette, ma a lei non piace, meno male. E perciò, come soluzione, abbiamo deciso dare misto insieme con coniglio bollito, trainer sensitive al coniglio. Però ogni tanto succede gastrite. Allora ti consiglio sicuramente, il veterinario consiglia la sterilizzazione. Sterilizzazione non significa niente con la gastrite, per elevare lo stress del ciclo che può aggiungere come stressante per gastrite. Come fare a sterilizzare sì o no? Ho paura per mia bambina, non le do nessun cibo aggiunto per non rovinare lo stomaco. Allora tu hai il classico proprio gestione di un soggetto del genere. E per quanto riguarda la falsa gravidanza, ci sono un sacco di cose da fare, ma stai tranquilla che se il soggetto ha una buona digestione, sta bene da un punto di vista diciamo generale, non lo hai intossicato con eccessi di vaccini antiparassitari, quindi riesce a raggiungere un certo equilibrio, la falsa gravidanza, cioè dopo un mese dal calore si possono dare dei rimedi, tipo io do l'agnocasto, oppure l'eccanino, oppure a volte dare un po' di farmaco antiprolattine, tipo il Galastop. Per quei periodi, ovviamente dopo il calore, quindi si tratta dopo un mese circa, incomincia ad avere quelle mammelle un po' ingrossate, in quella fase lì, con la falsa gravidanza, vedrai che l'appetito è un po' alterno, potrebbe avere del malessere, lo manifesta ovviamente, quella fa parte del ciclo, diciamo, degli ormoni, questa alterazione estro-progestinica. Ovviamente. Se hai la possibilità di mantenere queste vaie, cerca di evitare la sterilizzazione, altrimenti se poi col tempo questa mastite, questa eventuale ritenzione di latte, poi ti crea dei problemi tipo mastite, allora a quel punto devi pensare alla sterilizzazione. Sterilizzando ovviamente si altera il metabolismo, anche lì saranno delle problematiche, soprattutto a carico del sistema immunitario, si stressa ancora di più questa ghiandola surrenale, che lui già abbiamo detto è soggetto predisposto allo stress, quindi si stressa ancora di più perché togliendo le ovaie l'organismo deve produrre comunque gli ormoni, perché li produce lo stesso la ghiandola surrenale. Quindi deve far fronte a questo doppio lavoro, quindi produrre il cortisone e allo stesso tempo produrre anche gli ormoni, gli estrogeni. Quindi vai a mettere sotto stress questa ghiandola che nel tempo poi crea altre problematiche. Quindi è
eviterai magari il tumore alla mammella, però poi si vedranno le disfunzioni immunitarie, malattie degenerative, allergie, anche una maggiore predisposizione al cancro, soprattutto se non lo tieni bene attraverso una regolazione ormonale, perché anche i soggetti che vengono sterilizzati attraverso una terapia di ormoni bioidentici si può cercare di regolarizzare questi ormoni. Quindi ci sono un sacco di cose da fare, ma soprattutto l'alimentazione. Bisogna stabilire un'alimentazione giusta. Per fare quello c'è bisogno di consulti, stabilire quindi un piano alimentare, modificare ogni tanto, e quindi in base poi alla risposta che darai tu attraverso i consulti online si riuscirà a fare un protocollo. Allora, l'eccesso di stanchezza post passeggiata in una cuccia di 9 mesi è normale? Non è molto normale per un soggetto di 9 mesi, quindi bisognerebbe valutare tante cose, soprattutto non conosco il cane, non conosco l'alimentazione, non conosco se fa un'integrazione giusta, quindi secondo me bisogna valutare l'integrazione. Il mio ha lo stesso problema, il dottore Prota sta risolvendo, fa consulenze con lui. Grazie Elisabetta, grazie. Allora, Umberto, è possibile che tolleri male qualsiasi antiparassitario uso TOL, nonostante le sue dimensioni sia non sia la toi? Sì, sicuramente è delicatissimo. Io dico attenzione a mettere queste sostanze tossiche. Io ho parlato degli antiparassitari, ho fatto un webinar proprio sugli antiparassitari. A maggior ragione un cane di 3 kg, quindi state attenti. Basta che voi prendete un repellente, lo mettete tutti i giorni a base di neem. Cioè, ne ho fatto fare uno col neem e con dell'aglio dentro, proprio per creare un oleolito di aglio, che ha un l'aglio molto repellente nei confronti della zanzara, che voi potete applicare sul corpo, basta spruzzarselo sulle mani e massaggiare un po' tutto il cane. Quindi basta fare questo tutti i giorni però. Eventualmente potete aggiungere anche un collarino all'ambra, potete aggiungere anche una placchettina di quelle là, ultrasuoni per le zecche, cioè ci sta tante cose da fare, ma se secondo me mette un qualcosa di tossico in un soggetto così piccolo può dare veramente dei problemi importanti, quindi state attenti. Qual è il sito del DNA? Abbiamo detto, quindi abbiamo detto dnacani.it. Quali sono gli antiparassitari non tossici? Quelli là naturali, quindi a base di olio di neem, qualche essenza si può mettere, per esempio, dovete stare anche attenti all'olio essenziale, per cui non dovete abbondare, ma l'olio di neem non è un olio essenziale. Buonasera dottore, buonasera Angela, buonasera Alessandra. Ho avuto un paio di episodi di ipoglicemia, adesso sto dando anche melatonina per far lavorare bene la pinea. Direi che va benissimo. Molti usano nel chihuahua l'olio di neem, esatto, direi che secondo me è una buona alternativa alla tossicità. Dove si trova quest'olio? In tantissimi siti, ma ci sono anche dei prodotti già fatti a base di olio di neem, quindi basta cercare. State attenti però agli adiuvanti, molto spesso quelli possono creare dei problemi di sensibilità. Volendo potete anche comprarlo l'olio di neem puro, magari poi lo diluite con dell'aceto di melo, con dell'acqua. Mi sembra, se voglio dire, è molto facile, ma comunque ci sono anche dei prodotti che sono stati fatti bene, quindi olistici, diciamo. Buonasera, buonasera. Come curare i vermi di un cuccio di 3 mesi? Beh, i vermi purtroppo devi dare il prodotto chimico, eventualmente poi per fare una prevenzione, per migliorare ancora l'attività, ci sono delle sostanze a base di aglio, alcune di Artemisia, che sono già state prodotti complessati, dei complessi che si usano anche per i bambini, che io a volte li prescrivo spesso, soprattutto per quei soggetti che continuano a riprendersi i vermi. Considerate che i vermi non è facile togliere, ci vogliono spesso più cicli, più diciamo ripetizioni nella somministrazione del vermifugo, però li devi togliere perché sennò quelli danno grossi problemi. Nei negozi animali fanno anche i collari. Sì, all'olio di neem ci sono anche dei collari all'olio di neem, che potete mettere. Sono utili anche per la leishmaniosi. Beh, sì, sicuramente, perché l'azione repellente del neem è importante soprattutto per la zanzara, quindi dovete stare attenti soprattutto per quella, perché oltre alla leishmaniosi poi c'è la filariosi. Ma non so da dove mi chiami Paolo, ma la filariosi è un'altra malattia che bisogna stare attenti. Anche lì, attenzione alla prevenzione. Io mi auguro che non date l'ivermectina a un chihuahua che è di 3 kg, cioè dovete stare molto attenti, state attenti. Voglio dire, questo è l'ABC della medicina, perché dobbiamo intossicare questi cani? Sono cani piccolissimi, delicatissimi. Possono avere una permeabilità della membrana, diciamo, del cervello alterata, fanno passare questa ivermectina nel cervello e quindi creano grossi problemi.
Non mi ricordo, mi pare di sì. Che cosa? Sta rispondendo a... Sì, ho risposto. Allora, che mangiare devo usare? Questa purtroppo è una cosa che non posso dire così perché non conosco il soggetto. Ogni soggetto ha bisogno di una sua dieta particolare perché ognuno ha una sua sensibilità, ha una sua tolleranza verso alcuni alimenti, verso altri no. Sicuramente, ripeto, il problema del cibo industriale è l'eccesso di carboidrati che crea delle fermentazioni acide, ovviamente crea dei dismicrobismi, quindi delle disbiosi importanti con infiammazione cronica a carico dell'intestino, produzione di muco, queste feci molto spesso mucose, quindi è dovuto un'infiammazione dovuta proprio all'alterazione di questa disbiosi dovuta spesso all'estruso, parlo soprattutto di estruso. Io sono per un'alimentazione ovviamente naturale, è ovvio che una barf in un soggetto come un chihuahua mi riesce difficile pensarlo, ci sono alcuni che danno delle alette guardandolo a vista, quindi anche lì stimoli la masticazione, lo strappamento, però ovviamente bisogna guardarlo molto da vicino, il cane non si può lasciare da solo, poi si possono dare del macinato di carne, si può aggiungere il pesce, si possono dare le uova, che anche là è importante, a volte si può dare la ricotta, lo yogurt, ci sono tante cose, ovviamente sono alimenti che vanno aggiunti piano piano, si deve assaggiare la sua sensibilità, quindi non è possibile dare una dieta per tutti, ognuno è fatto a sé. Se vi interessa, ripeto, attraverso i consulti o allorché poi sai delle zone dove io spesso mi appoggio, adesso la prossima volta andrò a Bologna. Sì, ma senza acqua di bollitura, che cosa? Ma gli antibiotici presenti nel pollo? Purtroppo gli antibiotici sono presenti nel pollo, ovvio che uno dovrebbe andare verso le carni biologiche, perché anche l'interiore, per esempio, sono importanti. Il fegato, anche a volte un po' di trippa verde si potrebbe dare, dipende sempre quando abbiamo preso in cura questo cane. Se è già stato, se è stato da sempre alimentato con le crocchette, avrà una cattiva acidità gastrica che non gli permetterà di digerire la carne. Quindi deve fare una sorta di passaggio graduale. Attenzione. Evitare di farlo bere subito dopo mangiato perché sennò diluisce gli acidi e quindi di conseguenza una cattiva digestione. Quindi sconsiglio il vaccino per la lepto, frequentando il campo gliela facevo per questo. Beh, devi stare attento, voglio dire, un cane piccolissimo, voglio dire. Se hai la possibilità di stare attento, che non va a frequentare, non va a bere il pozzanghere dove ci possono essere stati dei topi, sarebbe una cosa sicuramente importante. Andate a vedere tutte le problematiche del vaccino L4, io ho messo anche un link quando parlai di vaccini, ho messo anche un link di questo gruppo americano dove ognuno ha diciamo, dimostrato la sua, le sue diciamo, tutti gli effetti negativi che hanno avuto in seguito a questa vaccinazione, molte problematiche autoimmuni, encefaliti, cioè problemi soprattutto al sistema immunitario, quindi state molto attenti, cioè documentatevi, quello voglio dire. Ciao Monica, buonasera dottore, posso dare al mio Chihuahua Pro Joint Complex della Solgar che c'è il collagene? Sicuramente, magari ovviamente un soggetto come questo qua dovresti dargli un quarto di complesso, di capsula, magari l'apri e la potresti dare almeno magari, diciamo che un'integrazione diciamo, si dovrebbe fare almeno per un mese, almeno per un mese. Un paio di volte all'anno, anche magari ogni 2 o 3 mesi, puoi fare un'integrazione. Ma è un ottimo prodotto. Io uso molti prodotti della Solga. Come posso fare con l'alito del mio pinch? I pinch parleremo. Anche questo è un soggetto, soprattutto diciamo bilioso, nervoso, dove ha una cattiva digestione, soprattutto reflusso gastrico. Quindi, sicuramente è un reflusso gastrico, però parleremo magari quando poi mi dedicherò al pincer. La mia ha sempre problemi alle ghiande anali, dunque sicuramente devi premere molto più spesso. Se ha problemi a carico delle ghiande perianali, sicuramente ha un intestino infiammato, quindi devi curare l'intestino, che ovviamente è l'espressione del sedere, dell'ano, vuol dire se è infiammato il sedere, vuol dire che ha il retto e quindi anche l'intestino molto probabilmente è infiammato, quindi devi curare anche quello. Quindi l'alimentazione, curare l'intestino, ovviamente è tutto è inutile premere solo le ghiande perianali, magari inserire delle pomate a base di corticosteroidei oppure magari la peonia, per esempio uno di questi è un prodotto mio padre che io uso spesso, però devi curare l'intestino, devi curare, valutare soprattutto quello.
Pallerate Rottweiler, sì, sicuramente, è una razza anche questa molto impegnativa. Buonasera dottore, quando può parlare del Pinscher? Quello, ripeto, parlerò del Pinscher perché anche questa è una razza molto diffusa. La mia piccolina di 13 anni non ha mai avuto grossi problemi anche ora che è anzianotta. L'unico problema è che non riesce a svuotare in maniera autonoma le ghiande perianali. Questo lo devi aiutare tu perché evidentemente col tempo lo sfintere anale perde di quella tonicità, quindi io ti consiglio di svuotare periodicamente. Ovviamente anche lì l'alimentazione deve essere un'alimentazione fatta per bene con un certo apporto di fibra perché deve favorire quindi la progressione dell'intestino perché non so la sua condizione intestinale com'è. Dopo un intervento di rotulopessi quarto grado per post-operatorio è consigliabile un ciclo di fisioterapia. A che cosa consiglia come condroprotettore? Ora, io diciamo, devo dire, sono un po' contrario, ma è una cosa mia. Non sono tanto contrario ai prodotti per uso veterinario, spesso quelli là che mettono gli appetizzanti dentro, perché io a volte faccio fare alcune cose nelle farmacie con una certa presenza di aroma, perché sennò è impossibile che se lo prendo, però non so quanto appetizzante, quanta aroma, quanta farina di carne magari può stare in una compressa che viene venduta come controprotettore, non so. Diciamo, non ho una grossa fiducia, ma è un fatto mio, quindi mi appoggio spesso a dei prodotti per uso umano nell'ambito dell'integrazione. Uno di questi, per esempio, il ProJoint. Ma il collagene, anche quello, mi riferisco spesso a delle aziende per uso umano, ovviamente la vitamina C, anche quella è importante. Per esempio, io sono molto favorevole, per esempio, all'ozonoterapia, si possono fare delle piccole infiltrazioni di ozonoterapia per migliorare anche la cicatrizzazione, la guarigione. La vascolarizzazione della parte, molto probabilmente c'è anche una condromalacia, quindi c'è una sofferenza della rotula. E per esempio, la fisioterapia in acqua, sicuramente per attivare, per migliorare la muscolatura del quadricipite. Questi soggetti hanno una muscolatura molto esile, quindi dismorfismo, ricordate, dismorfismo, quindi una cattiva muscolatura, una cattiva struttura ossea, quindi tendono alla demineralizzazione. Quindi sono soggetti che devono essere comunque integrati a vita. Con una giusta integrazione, ma mirata, cioè un'integrazione fatta con una certa coscienza. Oggi abbiamo dei prodotti per uso umano molto buoni, sono ben concepiti e io utilizzo molto spesso quelli, riducendo ovviamente la dose. Anche la mia non le svuota da sola, certo, dovete farlo molto spesso. La mia Chihuahua, 8 mesi, metto lo strongolo e mi è stato consigliato di usarlo anche in età adulta. È una scelta, io la vedo così. I clienti che mi seguono sanno che ho una certa attenzione e soprattutto mi fanno sempre paura queste sostanze tossiche. Io posso dire che eviterei di mettere questa tossicità. Poi pensa che sta pure vicino alla tiroide, quindi infiammi pure la tiroide. Quali dosaggi per gli integratori, date le piccole dimensioni? A volte un ottavo, un quarto, dipende dall'integratore. Come posso curare i vermi del mio cuccio di Chihuahua di 3 mesi? Abbiamo detto all'inizio purtroppo devi dare il chimico, poi magari puoi dare dei rimedi naturali a base per esempio di timo, per esempio timo, aglio, sono compressate artemisia, mallo di noce, sono tutti prodotti strutturati molto bene anche per i bambini. Con i croccantini è un continuo vomitare, adesso li cucino io, riso, pollo, verdure, incremento, poi formaggi e tuorlo d'uovo. Beh, Alessia, penso che hai capito, insomma, il problema dei croccantini. Cosa è mangiare essiccato? Allora, l'essiccato è una nuova, diciamo, tendenza. Ho visto che ci sono anche dei produttori essiccati e praticamente anziché sottoporre, prima di tutto sono pezzettini di carne che vengono sottoposti a essiccazione, ovviamente a una certa temperatura che non sale a livelli di un estruso che a volte arriva a 140-160 gradi, ma cerca di preservare un pochino quelle che sono le caratteristiche organolettiche del prodotto. È ovvio che l'essiccazione, parliamo sempre di un trattamento termico, quindi anche lì va integrato, però è un qualche cosa che si può associare ad un'alimentazione naturale, umida, casalinga o un umido buono olistico, e quindi è un qualche cosa che sicuramente è meglio dell'estruso per quello che mi riguarda. Ovviamente devi sentire che un cane è molto piccolo, quindi se deve dare paura, magari spezzettarlo o puoi anche polverizzarlo a quel punto. Una serie si dice collagene consiglia, utilizzo spesso quelli là per uso umano, collagene anche quello per uso umano, sono i prodotti per uso umano, molto spesso prodotti della Solga, aziende della Solga, a volte do del silicio organico liquido. Quindi sono dei prodotti liquidi,
Nemmeno più aglio, aglio come? Aglio come? Vabbè, si prende l'olio di neem e si mette a macerare gli spicchi d'aglio, si macerano. Quindi praticamente quest'olio di neem prende questa essenza di aglio, poi si va a diluire un po' di aceto di mele, si mette uno spruzzino con poco d'acqua e si spruzza tutti i giorni, ovviamente. Domanda per le zone endemiche, cosa consigli? Consiglio proprio questo, cioè, ma qua non vedo un chihuahua, non so se è un chihuahua lo vedrà. Comunque consiglio quello sempre di spruzzare tutti i giorni in queste zone. Io conosco bene spesso le zone della Valpadana, quindi capisco l'importanza di preservare queste zanzare, ma capisco anche, o penso l'abbiate capito, la tossicità di queste sostanze chimiche che vengono messe addosso, quindi la pericolosità di queste sostanze. Quindi bisogna avere un compromesso, quindi avere un'attenzione da mettere queste sostanze tutti i giorni addosso. Sì, è verissimo, io ho usato il suo olio e Marco che lo vende gentilissimo e veloce, grazie, grazie. Quello è un olio che abbiamo studiato insieme. Dove si compra il suo olio? Beh, non l'ho fatto io l'olio, cioè è un'azienda sto cercando anche altre aziende, devo dire, quindi mi sto cercando di muovere in questo senso, però lo potete anche fare da voi. Allora, dove si compra il suo olio? Abbiamo detto, sul sito BioClock potete andare, bioclock.it. Il suo spray va abbinato a sportone o basta da solo? Io direi magari da solo, magari potreste metterci un collarino all'ambra, potreste metterci la placchettina, quella ultrasuoni per le zecche, ma voglio dire, un cane talmente piccolo che potete, secondo me, soprattutto quello a pelo corto, che voglio dire, è facilissimo vedere se gli va una zecca sopra, cioè io starei attentissimo, anche perché mi immagino sempre questo chihuahua che sta sempre in braccio, no? Voglio dire, lo lasciate così a terra, lo vedete, lo guardate a vista, magari subito dopo che è uscito dal prato andate subito a valutare tra le zampette, ma voglio dire, è un qualche cosa che potete sicuramente gestire. Pensate a quelli che hanno i cani grandi, Labrador, Golden, Terranova, quelli sì che sono problematici. Cos'è la trippa verde? La trippa verde è la trippa con la presenza all'interno proprio di tutta la flora intestinale del ruminante. Quindi a volte si dà anche cruda, ci sono alcuni che danno la trippa verde cruda, i barfisti. Bisogna avere una qualità eccellente perché dovete sapere da dove viene, quindi dovrebbe essere una trippa verde di animali al pascolo. E altrimenti si vende la trippa verde essiccata, ovviamente. I batteri a quel punto non ci sono più perché ovviamente a contatto con l'aria vanno via, cioè con l'ossigeno i batteri anaerobi vengono distrutti e quindi date una sorta di proteine, manganese e tutto il resto. Insomma. L4 da sconsigliare assolutamente, cara Marziatini, tu lo sai come la vedo io. Io farei così, voglio dire, se avete la possibilità io farei così, andatevi a vedere e tutte le problematiche che ha questo vaccino, andatevi a documentare sui canali americani e vedete la problematica che dà questo vaccino. Tutto molto interessante e utile, grazie Elisa. Direi che siamo quasi giunti al termine. Ok, giusto, bravo. Ripeto, per i vaccini basta fare il vaccicheck, quindi voi vi accertate. Ovviamente non c'è la leptospirosi nel test, però c'è la gastroenterite. C'è la possibilità del cimurro e l'epatite. Quindi farei questo test, secondo me è importante, perché ovviamente se è coperto non dovete vaccinare tutti gli anni, perché se no date metalli pesanti alla grande. Poi ovviamente i vaccini è come buttare una pietra in un alveare, si può scatenare di tutto e di più, quindi bisogna vedere la sua sensibilità. Molte persone fanno il vaccino per la leishmaniosi, loro ci va, anche se sconsigliate, in cani sotto i 5 anni. Può parlare, sicuramente state attenti a questi benedetti vaccini che comunque vanno a interferire sul sistema immunitario. Ripeto, potete evitare di fargli andare la zanzara sopra, a quel punto avete fatto la prevenzione per la leishmania. Io uso olio della valsoia, va bene? Valsoia, non so che olio è. Non lo so, per la stanchezza, eccessiva stanchezza, la mi ha consigliato Iken Up sicuramente, aggiorni al tene più vitamina B. È un prodotto per uso veterinario, ripeto, io uso spesso prodotti per uso umano. Iken Up non è male, però come diciamo non è un prodotto malvagio. La mia meticcia in sovrappeso, ecco questo è un grosso problema,
I trecchini mangiano crocchette e patate provate a dare trecchino. Fai cambiare vita alla tua piccolina Lucia. Spero che questo webinar di averti fatto aprire un po' gli occhi. Avete aperto un po' sti occhi. Cioè, pensate che queste sono delle, diciamo, delle, non lo so, io penso questo, che quando mi viene un cane che ha una serie di vaccini, croccantini, antiparassitari, di tutto di più, è veramente un peccato, perché è una razza per la quale si può evitare tante cose, no? Per farlo, anche perché già di per sé è molto, ma molto delicata. L'integrazione di mantenere i denti in sella anche in tarda età. Beh, sicuramente già la masticazione, stimolarla alla masticazione, questi denti vai a rafforzare quello del tessuto osseo sottostante all'alveolo dentale, quindi questo è importante. Beh, allora, io non so, alcuni di voi vi risponderò. Ah, è olio di soia da usare a crudo. Non lo prediligo, io prediligo l'olio di salmone o l'olio di krill, prediligo più questi oli qua, non lo prediligo, diciamo, l'olio di soia. Il silicio liquido di che marca è, quanto, grazie Monica. Ma è un cucchiaino, voglio dire, ci cioè, sono tante marche. C'è una della Freeland, puoi andare a vedere, silicio organico della Freeland, non è male. Cucchiaino, per me sa un cc e mezzo, insomma, lo metti anche nel cibo. Bene, allora abbiamo finito anche questa puntata del Chihuahua. Allora, che dire? Allora, cercate di condividere, perché so che molti di voi hanno l'amico, è un cane molto sensibile, molto particolare. Incominciate ad entrare nell'ottica della biotipologia. Dovete capire che in veterinario, anche in umano, ovviamente, l'hanno già capito da molto. Bisogna prima cercare di capire la costituzione del cane, altrimenti non si può fare una dieta, non si può fare un'integrazione. Cioè, voglio dire, tutto dipende dalla costituzione, bisogna vedere la sua predisposizione, perché ogni cane sviluppa una malattia secondo la sua predisposizione costituzionale, sul suo biotipo, va bene? Se uno è di un biotipo, manifesterà quella malattia secondo quella sua tendenza. Quindi, se voi incominciate a capire la mentalità di classificare le razze in base alla costituzione, ovviamente i meticci saprà che saranno un misto, ma le stesse razze vedrete che non sono pure bilioso puro, nervoso puro. Avete visto anche questo? C'ha un nervoso che va verso il florio, questo dismorfismo. È un cane molto delicato che va aiutato dalla nascita fino alla vecchiaia. Va bene? Ok, quindi ci vuole dedizione, competenza. Cercate di condividere ai vostri amici e noi ci vediamo la prossima puntata di Razza, che è il Maltese. Ciao, a presto.